Oggi vi spiego come si gioca a Nida Vellir. Dovrete creare la vostra armata di guerrieri scegliendo la combinazione di carte più potente possibile. Apriamo la scatola e impariamo le regole del gioco. Ogni giocatore riceve una plancia e le 5 monete iniziali di valore 0, 2, 3, 4 e 5. Metti in gioco da 2 a 5 gemme in base al numero di giocatori e consegnene casualmente una ad ogni giocatore che la terrà sulla sua plancia personale. Piazza al centro del tavolo in ordine i segnalini delle 3 taverne: Goblin Ridente, Drago Danzante, Cavallo Rampante. Lascia dello spazio tra l'una e l'altra e aggiungi i segnalini Scambio Gemme. Usa 3 supporti per esporre le carte eroe e lasciare visibile la parte sinistra. Usa l'ultimo supporto per esporre le carte onorificenza allo stesso modo. Prepara il tesoro reale inserendo ogni moneta nel suo slot corrispondente. Se giocate in 2 o 3 giocatori, controlla sul regolamento quali monete devi eliminare dal gioco. Crea un mazzo di carte era 1 e un mazzo di carte era 2. Ricorda di rimuovere le carte con il numero 5 se giocate in 4 o meno giocatori. I giocatori sono Elvaland, comandanti militari, incaricati dal re dei nani di formare un'armata valorosa per andare a combattere il temibile drago Fafnir, che sta minacciando il regno. Visita le taverne per reclutare valorosi guerrieri e non badare a spese. Il gioco si svolge in 2 ere, caratterizzate dai 2 mazzi di carte. Ogni round inizia scoprendo dal mazzo relativo all'era in corso, per ogni taverna, tante carte pari al numero di giocatori. Fa eccezione una partita a 2 giocatori in cui vengono scoperte 3 carte. Per ogni taverna una carta resterà non scelta e verrà scartata a fine round. Poi inizia la fase di asta. Segretamente ogni giocatore decide quale moneta in suo possesso puntare su ogni taverna e quali 2 monete lasciare nella borsa. Posiziona tutte le monete coperte sulla plancia. Quando tutti hanno scelto, risolvi una dopo l'altra le 3 taverne, partendo dalla taverna del Goblin Ridente. I giocatori rivelano la propria moneta puntata sulla prima taverna. Chi ha puntato il valore maggiore sarà il primo a poter scegliere e prelevare una carta dalla taverna. Poi a seguire tutti gli altri in base al valore delle monete puntate prendono una carta. In caso di pareggio sceglie per primo chi ha la gemma di valore più alto. Le carte che si possono trovare nelle taverne sono carte nano e carte offerta reale. I nani sono divisi in 5 classi, caratterizzate da simboli e colori diversi: guerrieri, cacciatori, minatori, fabbri, esploratori. Il numero di linguette colorate indica il loro grado e ci aiuterà a calcolare il valore finale dell'armata. Quando scegli le carte nano, devi sapere quanti punti valore ti darà ogni classe a fine partita. Ecco come calcolarlo. I guerrieri valgono tanti punti pari alla somma dei loro punti valore. In più, il giocatore che ha la maggioranza di gradi, ovvero di linguette colorate, nella colonna dei guerrieri, può sommare a questo valore il valore della sua moneta di valore maggiore. In caso di pareggio, tutti i giocatori possono aggiungere il valore della moneta più alta. Il valore dei cacciatori cresce in base al numero di gradi verdi posseduti. Controlla il valore corrispondente sulla tua plancia. Il valore dei fabbri si calcola allo stesso modo, controllando lo schema dei gradi viola in plancia. Il valore degli esploratori è semplicemente pari alla somma dei loro punti valore. Il valore dei minatori è pari alla somma dei loro punti valore moltiplicato per il numero di gradi arancioni posseduti. Se prendi una carta nano, tienila accanto alla tua plancia, incolonnando i nani della stessa classe. Se non hai nani di quel colore, inizia una nuova colonna, lascia sempre visibili i gradi. Dopo aver posizionato un nano, controlla se hai creato una linea orizzontale completa di un nano per ogni classe. Se è così, puoi prelevare una carta eroe a tua scelta da aggiungere alla tua armata. Se l'eroe fa parte di una delle classi, posizionalo nella colonna di quella classe. Questo potrebbe farti completare un'altra riga e quindi farti reclutare immediatamente un altro eroe. Se l'eroe che scegli invece è neutrale, tienilo alla sinistra della tua plancia. Ogni eroe darà punti aggiuntivi a fine partita? Consulta il regolamento per scoprire il dettaglio degli eroi e scegliere la tua strategia. Se invece decidi di prelevare dalla taverna una carta offerta reale, attiva subito la sua abilità. Aggiungi subito il valore indicato ad una tua moneta in qualsiasi posizione si trovi, coperta o scoperta, tranne la moneta di valore 0. Scarta la tua moneta e prendi dal tesoro reale una nuova moneta pari alla somma. Ponila nella posizione di quella appena scartata, coperta o scoperta, esattamente come era prima.
C'è un altro modo per scambiare monete e guadagnare monete dal valore più alto per essere avvantaggiati nelle aste successive. Infatti, quando un giocatore decide di puntare la propria moneta di valore 0 su una taverna, al momento della rivelazione può usare la sua abilità, ovvero rivelare le due monete attualmente nella sua borsa, sommare i due valori, scartare la moneta di valore più alto e prendere dal tesoro reale la moneta corrispondente alla somma, che va rimessa nella borsa a faccia in giù. Ogni qualvolta scarti una moneta, se è una moneta base rossa, eliminala dal gioco. Se è una moneta gialla, rimettila nel tesoro reale. Se quando devi prendere una moneta dal tesoro reale non è disponibile, puoi prendere la prima disponibile del valore appena più alto. Dopo che tutti i giocatori hanno preso una carta da una taverna, se ci sono stati due giocatori che hanno pareggiato, ovvero che hanno giocato una moneta dello stesso valore, si scambiano le gemme, come ricordato dal segnalino. Se tre giocatori hanno pareggiato, si scambiano solo la gemma di valore maggiore e quella di valore minore. Se quattro giocatori hanno pareggiato, si scambiano la gemma di valore maggiore e quella minore, e poi le restanti due si scambiano tra loro. Se cinque giocatori hanno pareggiato, si scambiano le gemme di valore maggiore e minore, poi tra le restanti di nuovo quella di valore maggiore e minore, e quella intermedia non viene scambiata. La gemma d'oro di valore 6, vedremo più avanti come ottenerla, non va mai scambiata, non considerare quel giocatore quando si effettua lo scambio. Dopo aver scambiato le gemme si passa alla risoluzione della seconda e terza taverna, esattamente come la prima. Poi inizia un nuovo round scoprendo di nuovo tante carte pari al numero di giocatori per ogni taverna. E si prosegue così fino al termine del mazzo di carte di Era 1. A quel punto il re procede alla valutazione delle truppe. Ogni giocatore che ha la maggioranza di gradi per una classe riceve l'onorificenza corrispondente. In caso di parità, nessuno ottiene l'onorificenza. Ti ricordo che il numero di gradi è il numero di linguette, non il loro valore. Se hai la maggioranza di gradi per i guerrieri, aggiungi subito più 5 ad una tua moneta. Se hai la maggioranza di gradi per i cacciatori, scambia la tua moneta di valore 0 con la moneta speciale di valore 3, che mantiene la stessa abilità di scambiare le monete nella borsa e non può essere trasformata. Se hai la maggioranza di gradi per i minatori, ottieni la gemma speciale di valore 6. Vincerai sempre gli spareggi d'ora in poi e, come abbiamo visto, questa gemma non può mai essere scambiata. Inoltre, il giocatore che la possiede ottiene 3 punti a fine partita. Se hai la maggioranza di gradi per i fabbri, ottieni la carta speciale fabbro con 2 gradi aggiuntivi. Se hai la maggioranza di gradi per gli esploratori, pesca 3 carte dal mazzo di Era 2. Scegline una e tienila per te come se l'avessi presa da una taverna. Rimescola le rimanenti 2 carte. Se nessuno ottiene questa onorificenza, elimina dal gioco la prima carta del mazzo di Era 2. Una volta assegnate le onorificenze, inizia l'Era 2, che si svolge esattamente come l'Era 1. Quando termina il mazzo di Era 2, si procede al calcolo dei punti. Ogni giocatore ottiene i punti per ogni singola classe, come precedentemente spiegato. Poi si ottengono i punti per gli eventuali eroi neutrali, seguendo le regole specifiche per ogni carta. Chi ha la gemma numero 6 ottiene 3 punti. Infine si somma il valore totale delle monete in possesso del giocatore. Chi ha più punti è il vincitore. In caso di parità, la vittoria è condivisa. Se stai giocando con l'espansione Tingvellir, nella preparazione posiziona l'insegna accampamento accanto alle taverne e dividi i mazzi accampamento di Era 1 e 2 da usare nelle rispettive ere. All'inizio di ogni round scopri tante carte accampamento fino ad averne 5 visibili. Le carte non scelte dai round precedenti non vengono scartate. Solo alla fine della prima era vengono scartate tutte le carte rimanenti per poi usare quelle del mazzo Era 2. Durante il gioco il giocatore che ha puntato il valore più alto in una taverna può decidere di prendere una carta dall'accampamento invece che dalla taverna che viene risolta. Se il giocatore prende una carta dall'accampamento, resterà una carta nella taverna che verrà scartata. Gli altri giocatori sceglieranno in ordine una carta dalla taverna, come nel gioco base. In due giocatori, se il primo giocatore sceglie di prendere una carta dall'accampamento, deve anche decidere una carta da scartare dalla taverna. Le carte accampamento sono carte mercenario o artefatto. Se scegli un mercenario, tienilo sulla sinistra della tua plancia. I mercenari hanno 2 colori corrispondenti a 2 classi. Alla fine dell'era 1, prima di assegnare le onorificenze, e alla fine dell'era 2, prima di calcolare i punti,
Metti i mercenari che hai alla sinistra della tua plancia in una tua armata, scegliendo uno dei due colori. Chi ha più mercenari da piazzare decide se piazzare per primo o per ultimo. Gli spareggi si risolvono con le gemme. Gli artefatti sono carte speciali che ti danno abilità molto forti. Te ne mostro alcuni e ti lascio scoprire gli altri sul regolamento. L'occhio fiammeggiante di Fafnir ti permette di scegliere dall'accampamento, invece che dalla taverna, se il primo giocatore non ha pescato dall'accampamento. Il bracciale a fine partita ti dà 6 punti aggiuntivi per ogni moneta di valore 15 o più. Lo scudo a fine partita dà 5 punti per ogni eroe che possiedi. La spada fa scartare un guerriero ad ogni avversario e così via. Nida Vellir è un gioco competitivo da 2 a 5 giocatori edito in italiano da Studio Supernova. Dalla copertina potrebbe sembrare un gioco di avventura, un dungeon crawler, invece è un astrattissimo gioco di set collection in cui dovremo collezionare carte dello stesso colore per ricevere più punti a fine partita. Il tema del regno dei nani che forma delle armate per andare a combattere il drago è assolutamente appiccicato su un gioco totalmente astratto e molto poco avventuroso. Fatta questa dovuta premessa, devo però dire che nel suo genere è un gioco molto particolare e molto interessante. Sono presenti 5 classi di carte che fanno guadagnare punti in maniera diversa. Ovviamente è premiata la specializzazione, più carte avremo di un determinato colore, più saliranno i punti esponenzialmente. Ma per far sì che non sia solo una corsa a comprare carte tutte di uno stesso colore, sono state aggiunte le carte eroe, che sono carte molto potenti che danno molti punti a fine partita, a cui si accede completando un set di 5 carte di colori diversi. Quindi bisogna bilanciare la specializzazione e l'acquisto di carte di colori diversi. Questo rende interessante il gioco e rende più imprevedibili le aste nascoste. Per darvi un'idea, tra le carte eroe ci sono ad esempio i fratelli Dwerg. Se riuscite ad averli tutti e 5 sono 135 punti aggiuntivi. Insomma, sono carte molto potenti da non tralasciare. La fase dell'asta è quella in cui può verificarsi un po' di paralisi d'analisi, soprattutto da parte di giocatori più riflessivi che amano cercare di intuire cosa stanno pianificando i propri avversari. Si può perdere dunque un po' di tempo in questa fase, ma poi nella fase di rivelazione e assegnazione dei personaggi si andrà ovviamente più veloci. Un'altra perdita di tempo, vi avviso, l'avrete durante il setup. È molto fastidioso soprattutto creare il display di carte eroe visibili sui supporti e creare il tesoro reale con tutte le monete di vario valore nei rispettivi slot. Però poi tendenzialmente il gioco dura un'oretta, non sono partite troppo lunghe, il gioco scorre bene e si resta anche abbastanza svegli perché bisogna sempre fare attenzione a quali carte prendono gli avversari. L'ultimo aspetto negativo, ma che in realtà poi si trasforma in un valore, è la presenza di tante carte eroe tutte diverse. È vero che poi darà molta varietà al gioco, ma abbiate pazienza nelle prime partite perché passerete tanti minuti con il regolamento aperto per controllare ogni singolo eroe, che cosa fa, come funziona e quanti punti potrebbe darvi. Questo aspetto è accentuato se giocate con l'espansione Thingvellir perché aggiunge gli artefatti, tutti diversi, e altri eroi. Il meccanismo delle monete che si trasformano e possono aumentare di valore è fantastico e rende le aste molto interessanti, dando un po' più di profondità strategica a questo gioco. Si può infatti decidere se passare magari molti dei primi turni a scegliere per ultimo, giocando sempre la moneta numero 0, ma creando un bottino di monete molto potenti, per poi scegliere sempre per primo nella seconda fase della gara, oppure se bilanciare questo aspetto e cominciare a scegliere per primo ogni tanto nei primi turni, pian piano creando anche qualche monetina di valore maggiore. Anche in questo caso è bene notare che con l'espansione Thingvellir si può fare un po' meno questo ragionamento, è importante scegliere per primo anche nei primi turni, perché solo chi è primo nell'asta può avere accesso alle carte accampamento, che sono ovviamente molto potenti. In generale l'espansione, visto anche il costo contenuto, ve la consiglio se ci giocate molto. Dà una maggiore varietà al gioco e una maggiore tensione alle aste nascoste. Le carte dell'espansione sono molto diverse da quelle del gioco base, possono essere importanti strategicamente, soprattutto gli artefatti, e poi ci sono i mercenari, che vi lasciano aperte più strade per fare punti con le classi. Magari vi permetteranno di arruolare un eroe in più, e questo ovviamente, come abbiamo già visto, può darvi molti punti a fine partita. Lo gioco molto volentieri, anche se un piccolo problema è che giocando spesso in due non è l'ideale per essere giocato in coppia, funziona molto meglio in più giocatori. Anche perché in due giocatori risulta un gioco molto più largo, in ogni taverna vengono sempre scoperte 3 carte, quindi anche il secondo a scegliere avrà una scelta tra 2 opzioni.
In tre o più giocatori, l'ultimo a scegliere prende l'unica carta che è rimasta sul tavolo. Anche nella scelta degli eroi ci sono ovviamente meno persone con cui competere e quindi è più facile che rimarrà disponibile l'eroe che ti serve. Questo era uno dei tanti giochi da tavolo in cui le carte sono elemento fondamentale. Se ti piacciono le carte all'interno dei giochi in scatola, guarda questa classifica dei migliori giochi da tavolo con carte che ho preparato per te. Alla prossima e buon gioco!